doppio dribbling, anche questo riuscito, Zidane ottimo, combinazione con Sneijder, peccato non si chiude il triangolo, ancora Sneijder. Rinuncia al passaggio a Pezzotto, forse un po' troppo individualista, comunque dietro per Olisei, il tiro e il gol! La rete da parte di Olisei al 23esimo con la Juventus in 10 contro 11, grande gol! Grandissimo gol, da distanza la palla non si è alzata di un millimetro da terra, sul palo lungo il portiere ha guardato un po', ma il tiro era potente, sul secondo palo veramente un gran gol. Sono andati tutti ad abbracciare Ancelotti, restiamo in attesa della ripetizione, linea intanto a bordo campo, a te Variale. Sì, grandissima gioia, ovviamente è un gol importante, importantissimo per come si stavano mettendo le cose, e da sottolineare anche l'esultanza di Olisei, un giocatore che sappiamo molto religioso, si è inginocchiato davanti alla panchina dopo aver abbracciato Ancelotti, si è fatto il segno della croce, un gol importante anche per questo giocatore che stasera ha una grande occasione, visto che in questo primo scorcio di stagione è stato poco impiegato. Il portiere ha qualche responsabilità comunque, perché perde il passo, si è buttato senza lo slancio della gamba. E comunque, come giustamente dicevi, è difficilissimo da quella posizione tenere il pallone con quella potenza, tra l'altro così basso. Sì, è vero. Ma Olisei ha proprio nelle sue possibilità questo tipo di tiro. Intanto c'è una conclusione senza pretese della Levski e io ne approfitto per ricordare che quello che sta diventando il prototipo da Pezzotto, la respinta di Montero. Ribalta la sfera nella zona di Zidane, che riesce a tenere il pallone in campo. Hanno chiesto il fuori gli avversari, ma assolutamente era sulla linea bianca. Intanto di Conte, davanti ancora per Sneijder, bravo, eccolo qua, il raddoppio! Bravissimo! Il raddoppio da parte di Kovacevic. Veramente un'azione stupenda. Bravissimo Conte a mettere la palla sulla corsa di Sneijder. Sneijder è stato molto bravo a mettere la palla dietro per Kovacevic, che a porta vuota l'ha messa dentro senza nessuna difficoltà, ma è stata bella proprio anche l'altruismo di Sneijder, che poteva anche tirare in porta, e infatti guarda, i compagni vanno ad abbracciare tutti Sneijder. Rifinitura di Sneijder, rete di Kovacevic, tra l'altro sesto gol europeo per Kovacevic, che ha avuto spazio soltanto in campo continentale, e linea a bordo campo. È grandissima esultanza qui, come sottolineava Vincenzo D'Amico, i compagni sono andati tutti ad abbracciare Sneijder, mentre Montero e Kovacevic hanno fatto una sorta di giro di campo, poi sono passati qui davanti alla panchina e hanno ricevuto i complimenti di Ancelotti, che ha esultato ancora una volta nei confronti del quarto uomo con cui dall'inizio ha avuto un po' di polemica, e quindi, come dire, una soddisfazione ancora maggiore per questo secondo gol. Rimarchiamo ancora una volta, la Juventus è in 10 uomini e in 10 sta vincendo 2-0, sicuramente una grande impresa e una bella soddisfazione per la coppia d'attacco tutta nuova e Sneijder-Kovacevic, i due giocatori che con Olisei tenevano di più a questo incontro e sono andati in gol. Meritatamente, devo dire, mi ha fatto molto piacere vedere i compagni andare a abbracciare proprio Sneijder, perché ha fatto veramente una grande cosa. Per Kovacevic era veramente un gioco da ragazzi, metterla dentro senza portiere, senza nessuno che potesse ostacolarlo. Combatte ancora Sneijder, un giocatore che da quando è arrivato alla Juventus a metà della scorsa stagione ha avuto molta sfortuna, tanti acciacchi, disperatamente ha trovato prima il gol, poi il posto in squadra, ma senza mai avere naturalmente un andamento buono nelle partite in cui era stato impiegato. Secondo me c'è da pensare a lui come di un giocatore bravo proprio a fare quello che sta facendo dopo l'espulsione di Bachini. Intanto Yofu e c'è il gol, e forse questa è stata l'unica occasione nella quale, a parte un errore di Tudor nel primo tempo, a parte un'ingenuità di Tudor nella prima frazione, l'unica occasione in cui c'è stata una piccola dormita da parte della Juventus. È passata una palla in mezzo fra i due centrali, Yofu è stato molto bravo poi con la punta quasi a battere sul tempo Van der Sar, che era uscito molto bene, ma il tocco di Yofu è stato veramente pregevole. Entusiasmo smorzato dunque, immagino, Variale in panchina, anche se la Juventus è comunque in vantaggio 2-1 in trasferta, mentre rivediamo il gol. E peccato, non è riuscito nella chiusura Tudor prima che il pallone arrivasse a Yofu. A te la linea, Enrico. Sì, forse è un momento di rilassatezza di troppo dopo il 2-0, effettivamente c'è stata forse questa ingenuità. Adesso comunque la cosa non ha destato soverchie preoccupazioni nella panchina juventina, certo adesso bisognerà soffrire un po', che ci sarà l'entusiasmo, il ritorno l'entusiasmo da parte dell'Erzi. Le immagini vanno proprio sull'ivoriano, sul numero 8 Yofu, come detto uno dei tre stranieri della squadra, mentre sta impostando Pezzotto.
Adesso, cercava la profondità, bravo Tudor. Adesso bravo Tudor, che è riuscito a mettersi bene fra il giocatore e il passaggio della palla. Zidane ha superato l'avversario Topuzakov. Poi in mezzo per la girata e il gol! Un errore incredibile da parte del portiere e la rete che è stata segnata, perlomeno il tiro che è stato di Kovacevic, che va ad abbracciare subito Ancelotti. E poi Giuliano. Bravo, bravissimi sia Zidane a cercare dietro le spalle del centrale dell'Evski l'inserimento di Kovacevic, che ha stoppato bene in palla, ha tirato anche discretamente bene, ma il portiere se l'è buttata dentro da solo. Linea variale. Eh sì, hai sottolineato tu l'abbraccio di Kovacevic a Ancelotti, lo aveva fatto anche a Palermo nel corso della partita con l'Omonia, dove fu protagonista anche in quella circostanza. Una doppietta importante per questo giocatore, che effettivamente è stato un po' un pallino di Ancelotti, che lo ha chiesto a lungo, è un po' una scommessa personale dell'allenatore, e lo ha comunque fino adesso ripagato bene. C'è Inzaghi intanto, che aveva smesso la tuta, non so se adesso ci sarà tempo per farlo entrare. Inzaghi alla vigilia aveva sottolineato l'importanza di giocare un po' anche uno scampolo di questa partita per cercare di inseguire i cannonieri bianconeri che lo precedono nella classifica europea di tutti i marcatori della Juventus. Ci e c'è Anastasia Baggio, sì, avrà tempo e modo comunque di raggiungere questo obiettivo. Intanto c'è stata una conclusione ancora di Telchischi. Non penso che entrerà più adesso, ha rimesso la tuta Pippo, quindi sarà veramente per un'altra volta. E d'altro canto siamo al 44esimo minuto e 40 secondi della ripresa.